Buon pomeriggio da vostro Gianni e ora faremo riassunto della 32, 31esima giornata del campionato di Serie A che è finita, ormai mancano solo due partite. Ci sarà l'Inter più tardino, mi sembra dopo pure la Spal. Tanti risultati poco scontati. Comunque, l'Atalanta, come sapete, ha vinto di nuovo. Stava a dire, l'Atalanta ha vinto e record per loro 9 risultati su 9. Cazzo, 9 vittorie consecutive, pochissimi gol subiti. E andiamo a vedere tutti i risultati di questa giornata. E tenendo che mancano altre due partite, la Spal, se non sbaglio, e l'Inter. La Spal e l'Inter. L'Inter a Verona per il contropasso. Allora, infatti c'è la Spall-Udinese, sia Salvezza e Inter Verona. Allora, 31esima giornata. Allora, grandissima giornata, tantissime. Allora, il Lecce batte la Lazio 2 a 1. Il Milan batte la Juve 4 a 2. Queste sono state le partite di martedì. Mercoledì si sono giocati ieri Fiorentina-Cagliari 0-0, Genoa-Napoli 1-2, vittoria dei partenopei. Atalanta, come ho detto prima, nona vittoria consecutiva, batte la Sampdoria 2-0. Bologna-Sassuolo 1-2, vittoria dei Sassuolo per 2-1, bella vittoria per sperare in un posto nell'Europa League. La Roma risorge dopo tre sconfitte. Batte il Parma 2-1, il Torino anche risorge, batte il Brescia 3-1. Classifica comanda ancora la Juventus con 75 punti, vittoria 24, pari 3 PS 4, gol fatti 65, gol subiti 30. La Lazio ci insegue a 68 punti, vinte 21, 5 pari, 5 perse, 67 gol fatti e 33 gol subiti. Atalanta dei record, terza, Atalanta dei record, terza con 66 gol fatti, 20 subiti, 20 vittorie, 6 gol pa 6 pari e 5 vittorie, 85 gol fatti, 39. Comunque la classifica, Juve prima, Lazio seconda, Atalanta terza e aspettando l'Inter, il Verona è quarta. Queste quattro andando in Champions League. Per l'Europa League c'è una gran bagarre. Roma è a Napoli 51, segue il Milan 49, 43 c'è speranza ancora per il Sassuolo e 42 Verona. Il Bologna, dopo la sconfitta di ieri, credo che un po' può dire addio al sogno Europa con 41 punti. Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Torino 34 e qui c'è la cosa retrocessione con Udinese 32, Sampdoria 32, grande vittoria del Lecce che può ancora sperare con 28 punti, Genoa 27, Brescia 21 e Frosinone-Rigona lo Spal che è 19. Oggi ci sarà Spal-Udinese, partita per non retrocedere. Se oggi veramente lo Spal perde, penso che sia quasi non fosse in piedi nella Serie B. Parleremo della prossima partita. Parliamo della prossima giornata. Ci sarà Lazio-Sassuolo alle ore 7 e un quarto, sabato 11. Brescia-Roma alle 9 e mezza, 7 e mezza. E il big match Juventus-Atalanta alle 10 e un quarto. Poi domenica ci sarà Genoa-Spal, Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Sampdoria. Udinese-Sampdoria, ho fatto una casa minchiata. Udinese-Sampdoria, Napoli-Milan e Torino-Udinese. Poi l'altra giornata ancora ci sarà la 33esima giornata, si giocherà il 14, ci sarà il derby Atalanta-Brescia 14, poi ci sarà Bologna-Napoli, Milan-Parma, Sampdoria-Cagliari, Lecce-Fiorentina, Roma-Verona, Sassuolo-Juventus, Udinese-Lazio e poi giovedì 16 giocherà Torino-Genova e Spalli-Inter. Qua la Juventus deve assolutamente vincere contro il Sassuolo perché la Lazio, non mi ricordo dove cazzo c'è Lazio,
la città di Gen Juventus Verona, Milan Parma, Lecce Fiorentina, Roma Verona, Lazio Udinese. Però mi interessa questo. Allora, noi giocheremo con l'Atalanta e loro sabato giocheranno col Brescia. Due partite no, loro giocheranno col Sassuolo e noi con l'Atalanta. Partite molto difficili, ma di più con noi. L'Atalanta è fortissima. E l'Inter giocherà col Torino. Difficile tutte le squadre, ma penso che la partita più difficile. Poi il prossimo turno l'Atalanta sarà con Brescia, la Juve col Sassuolo e la Lazio con l'Udinese e l'Inter con lo Spal. Comunque capocannonieri segue, un'altra volta che ho segnato Muriel, allora, Immobile a 29, 26 reti per Cristiano Ronaldo che si sta avvicinando, 20 reti per Lukaku, Joao Pedro e Muriel 17, Ilicic e Caputo 15, Zapata, Dzeko e Belotti a 14, a 12 Lautaro Martinez con Petagna e Berardi e Dybala e di no. Martinez e Petagna a 11 Cornelius e Dybala e Moncoso e Boga a 10 Simeone, Rebic e Milik. Bacca veramente. Comunque i gol Milan batté 4-2 gol di Ibrahimovic che si è Leao